Benvenuti o bentornati, sono Federico Frusciante da Videodrome in via Magenta 85 e sono qui per introdurvi al film Upgrade di Lake Vannell del 2018, produzione Blue Mouse, per un film indipendente, uno dei film di fantazione thriller più interessanti del XXI secolo, fatto con tre lire ma con molte idee. Un meccanico, grande meccanico di automobili, ormai non serve quasi più perché le automobili normali sono state sostituite da quelle super moderne che non hanno più bisogno appunto dei vecchi meccanici. Un giorno, mentre stanno andando da appunto questo capo della moglie, il nostro viene aggredito, la moglie muore e lui si risveglia praticamente con un chip inserito lì in corpo, un'intelligenza artificiale, da questo amico della moglie che gli dice: ti ho salvato la vita. Ha detto così, il film sembra il classico film d'azione fantascientifico un po' di serie B cazzaro, e non è vero perché non è mai quel che si racconta ma come si racconta. In questo caso anche quel che si racconta comunque è molto interessante, nel senso che nella storia appunto di questo uomo solitario che scopre lentamente dove convive la sua vita reale con la vita artificiale che gli mettono in corpo, che è molto invasiva, tra l'altro a differenza di Robocop che semplicemente gli rompe i coglioni, che è proprio invasiva, ha proprio una vita propria. E in questa cosa il film funziona benissimo perché al di là delle bellissime scene d'azione, proprio gli inseguimenti in macchina, le sparatorie e le scene proprio di combattimento sono girate in maniera ottima, non ha niente a che vedere con gli shooter che vanno a giro adesso e che girano tutto come se fossero in sincope epilettica. Qui il regista decide di girare con una grandissima mano le scene d'azione e dargli un senso anche narrativo. In più gli attori danno veramente un'altra mano in più perché sono molto bravi e credibili nel loro ruolo. Quindi un film che non fa degli effetti speciali assolutamente la sua vita, ma che utilizza i pochi effetti speciali per cercare di dare credibilità a tutto l'ambiente, quindi effetti speciali al computer in lontananza per far vedere le città, le macchine ben costruite con questa CGI d'oro intorno per cercare di mascherare un po' la povertà, e ci riescono bene perché il film sembrerebbe un film da 50 milioni, non da 3 quanto ne è costato. Questo Lake Vannell poi tra l'altro non era un regista di livello, per me era quello che aveva fatto Insidious 3, era un registucolo, invece qui in Upgrade dimostra totalmente di essere un altro, talento clamoroso come ho detto nelle scene d'azione, ma soprattutto grandissimo nel creare tensione, nell'essere teso, nel darci la passione anche verso questo personaggio, per portare il tutto verso una critica sociale potentissima. Anche un'altra volta le multinazionali, l'idea di essere sottomessi da un eccesso di tecnologia, di non saper utilizzare la tecnologia, oppure di essere assolutamente anche inconsapevoli dell'utilizzo della stessa, è una delle basi che portano avanti la sceneggiatura di un film, come ho detto, messo in scena da Dio. Per mettere in scena intendo una fotografia sempre azzeccata, un montaggio perfetto sia nelle scene d'azione che in quelle di raccordo, non si butta via mai un'inquadratura. Certo, non è un capolavoro, ma è sicuramente uno dei migliori fantorri del XXI secolo. Per me lo mise nel mio meglio del 2018, uno dei film che gradii di più al cinema, mi ci sono divertito tanto, ed è qui la bellezza di questo film. È un film di intrattenimento, un film che ti lascia vivere bene ciò che stai vivendo, ti appassioni, ma sotto sotto ti rendi conto che in realtà la critica sociale, la critica politica, la voglia di raccontare un mondo comandato da multinazionali e folli che possono fare il cazzo che vogliono attraverso il corpo di altri, in realtà è veramente originale e interessante, appunto ribalta anche il concetto al limite reazionario della vendetta personale. Godetevi voi ragazzi della caserma stasera questo bel film, un film emozionante in un certo senso, molto carico, che riesce a divertire, che riesce a intrattenere. Buona visione e divertitevi tantissimo. Da Videodrome in via Magenta 85, il Frusciante ha finito. Buona Ugo.